Chiesta 17 milioni e mezzo di euro, questa è la cifra del vostro quinto Restitution Day. Spieghiamo che cos'è, spieghiamo dove vanno questi soldi. Sì, buongiorno a tutti, sono soldi che per legge ci spetterebbero, io soltanto ho restituito oltre 170 mila euro, francamente mi farebbero comodo, mi ci potrei comprare casa, io non ho casa, sto in affitto, e tutti i parlamentari della Repubblica del Movimento 5 Stelle, appunto tagliandosi lo stipendio, stanno sostenendo un fondo che poi attraverso il sistema del microcredito sostiene la piccola e media impresa italiana. Siamo a oltre 1800 imprese in Italia sostenute grazie a questo fondo e oltre a 4500 posti di lavoro creati e sostenuti grazie a dei soldi che per legge ci spetterebbero, ma noi appunto restituiamo ai cittadini, in quanto nel 2013 siamo entrati dicendo che ci saremmo tagliati gli stipendi e non avremmo utilizzato né le eccedenze di spese né una serie di privilegi, tra cui la doppia indennità di carica. Io per un periodo sono stato anche vicepresidente della Commissione Affari Esteri e avevo a disposizione un altro stipendio, chiaramente non l'ho percepito, così come tutto l'Eato Blu che non utilizziamo. Credo che questo non sia soltanto un gesto simbolico, ma un dovere che in un momento drammatico per l'economia italiana un parlamentare della Repubblica, la Repubblica italiana, la politica dovrebbe fare, lo facciamo soltanto noi. Chiediamo al Presidente del Consiglio di dire ai suoi parlamentari di fare la stessa identica cosa. Ecco, fare la stessa cosa significherebbe portare soldi alle aziende. Chi dice che questa è un'operazione anche un po' demagogica, che magari queste aziende poi non restituiscono? Qual è la vostra controreplica? I nostri dati che abbiamo ad oggi, soltanto un'azienda delle oltre 1800 sostenute in adempiente. Poi ricordate che questi soldi non li gestisce direttamente il Movimento 5 Stelle. Noi li destiniamo appunto al Ministero per lo Sviluppo Economico e li gestisce direttamente il Ministero per lo Sviluppo Economico. Il microcredito funziona in tutto il mondo, come in tutto il mondo funziona un'altra manovra economica che il Movimento 5 Stelle ha sviluppato e depositato, che si chiama reddito di cittadinanza. Da un lato c'è il movimento che sta producendo quattro manovre economiche: reddito di cittadinanza, sostegno alla piccola e media impresa, oggi addirittura con i nostri soldi, dei nostri stipendi, piano energetico nazionale verso le rinnovabili e una carta dell'onestà che raccoglie tutte le nostre misure contro la corruzione, che come sapete è un cancro. Senza i politici corrotti le mafie non avrebbero questa forza. Dall'altro lato ci sono, mi dispiace da italiano doverlo dire, delle politiche fallimentari dal punto di vista economico del Presidente del Consiglio: 23 miliardi spesi tra garanzia giovani, Jobs Act, 80 euro che non hanno rilanciato i consumi perché l'Italia è in deflazione, appunto, che stanno portando l'Italia ad una stagnazione economica molto molto grande. Qualche giorno fa il dato dell'Istat dimostrava quanto ci sia stato un crollo del fatturato industriale del 3,6%. Di Battista, a proposito di cose da fare insieme, qui al Senato da parte del PD è arrivata una proposta, un emendamento sulla legge, sulle norme che riguardano la prescrizione, che di fatto accolgono le vostre proposte, cioè bloccarla quando i magistrati vengono a sapere che c'è stata la corruzione. Voi siete pronti E sospendere poi la prescrizione quando vi è, diciamo, una sentenza di primo grado. Noi ci stiamo, avranno i voti del Movimento 5 Stelle, è una proposta nostra. Casson, che ha presentato questo emendamento, avrete i nostri voti su delle proposte di buonsenso. Io lo dico ai parlamentari, ai senatori del Partito Democratico. Su questo il Movimento 5 Stelle ci sta, perché riusciamo a intervenire sul serio sui processi e facciamo sì che i delinquenti finalmente finiscano in galera. Quello che però deve fare il Partito Democratico è mettersi d'accordo: stanno dalla parte della legalità o ascoltano Verdini? Un'ultima domanda: alla Lega con Salvini ha chiesto a Renzi un incontro dopo l'ennesima tragedia del mare. L'immigrazione continua ad essere un problema quasi solo italiano e comunque muoiono davanti ai nostri mari. Assolutamente. Sarà ancora peggio e tutta l'estate purtroppo ci saranno episodi del genere fino a che noi non faremo determinate modifiche. Uno, basta vendere armi a paesi che sono in conflitto. L'Italia avrebbe anche una legge buona in questo senso, però continuiamo anche a finanziare dei paesi che poi bombardano e lì si creano i flussi migratori. Per quanto riguarda l'Europa, le proposte del Movimento 5 Stelle sono due. Uno è la modifica del regolamento di Dublino. Il migrante che arriva in Italia, se l'Italia lo accoglie per primo, non deve per forza restare in Italia, ma deve scegliere il proprio paese nell'Unione Europea dove andare, perché oggi il regolamento di Dublino non lo consente. Due, finalmente delle quote di divisione dei migranti tra tutti i paesi dell'Unione Europea. Una terza proposta, l'assunzione di 15.000 giovani italiani, magari provenienti dalle facoltà umanistiche, da inserire nei centri appunto di accoglienza, per immediatamente capire lo status del migrante, se ha il diritto di stare in Italia o non ha il diritto di stare in Italia. Oggi purtroppo
Purtroppo il migrante sta in questi centri molto molto tempo perché alcune cooperative, alcune bravissime, ma altre legate alla politica, ci mangiano sopra i migranti. Questa nuova forma di finanziamento pubblico ai partiti, utilizzando la povera gente e anche i flussi migratori. Grazie Alessandro Di Battista. Grazie a voi. Daria, scusami, non so se Di Battista ci sente, però prima di chiudere vorrei un suo commento su quanto detto poco fa da De Magistris, che ha sottolineato: vorrei governare con i 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle a Napoli, come in tutte le altre realtà d'Italia, si presenta da solo, per cui speriamo di governare da soli, tutto qua. Io rispondo come ho sempre risposto questi 3 anni. Tra l'altro il Presidente del Consiglio recentemente dice che se non passano le riforme costituzionali sarà il paradiso degli inciucisti. Ecco, loro che si presentano anche con Verdini a Napoli, il PD si presenta con Verdini a Napoli. Il Movimento 5 Stelle va per la propria strada e qualunque sia appunto il sindaco, poi in qualsiasi comune dove il Movimento 5 Stelle dovesse entrare, noi voteremo per le cose buone, per le proposte utili appunto al bene collettivo e all'interesse dei cittadini italiani. Questa è la mia risposta a De Magistris. Grazie, grazie ad Alessandro Di Battista e Daria Paoletti.